mi sono poi sposata giovane, 17 anni e mezzo avevo. Per evadere mi sono sposata. Sono innamorata di questo ragazzo, però era come una invasione per me, perché avevo troppo sofferto, sai, con tutta sta baradam di sorelline, di nonni, di tutto. Abbiamo lottato 6 anni per venire via dall'Istria, perché non ce la facevamo vivere in quel modo come si viveva sotto loro. Non ci riusciva a vivere in quel modo. Abbiamo fatto sempre domande perché volevamo andare via in regola, con le carte in regola, non scappare. Mio marito voleva scappare. Uno che lavorava con lui è scappato, è morto perché è venuto un brutto mare e la barca è partita, è morto. Mio marito come capo sul lavoro, capo, lui era dei muratori, capo. Sai quanto prendeva? 14 dinari al mese di stipendio e per quei 14 dinari sai cosa si riusciva a comprare? Un tarlis, giacca e pantaloni di lavoro da muratore. Non ti bastavano tutte le volte. Come fai a vivere in un regime così? Andavi in ospedale, erano tutto loro. Parlavano serbo-croato. E se non lo sapevi, non capivi niente. In comune erano loro. Dappertutto erano loro. E dovevo stare zitto. Perché se parlavi qualcosa contro, ti venivano di notte e ti portavano in foiba. Che hanno saputo che abbiamo fatto le domande per andare via in Italia, sono venuti a prenderlo, l'hanno portato in cimitero a Valle d'Istria. In cimitero, e lo volevano far fuori in cimitero. Perché? Perché tu non hai preso la tessera dei comunisti? E lui fa, non l'ho preso, perché i fascisti volevano a tutti i costi che prendo la tessera. Non l'ho voluto il fascio e non lo voglio neanche dai comunisti, fa. Non voglio tessere, non voglio fasci, perché se lui prendeva quella tessera e che era capo sul lavoro doveva fare la spia a tutti gli operai. E raccontare tutto e poi bastava una parola di notte lo prendevano e lo portavano in foiba. A noi ci hanno cambiato nomi, cognomi, tutto, ci hanno croatizzati, che siamo croati, noi italiani più. Dopo 6 anni di respingere, i consolati si sono messi d'accordo e hanno fatto una legge per poterci lasciare andare via. E si chiamavano svincolo e hanno scritto venduti all'Italia sul passaporto. Siamo venuti nudi e crudi con una valigia a Trieste. Ci hanno permesso di prendersi la camera e la cucina, però non potevo prendere due letti in più per le bambine, che avevo due bambine. È rimasta a Trieste. A Trieste un grande magazzino. E così ho trovato lavoro. E questo lavoro io ero veloce. Facevo, non che mi vanto, ma facevo doppio delle altre. E prendevo più soldi perché avevo bisogno, mi ricordo, arrivavo 45, 43, 45 lire. Mamma mia, le altre non arrivavano 30, perché era il cottimo. Io riuscivo a fare, 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 fare. Nessuna riusciva quanto me. Dan, dan, dan. Sai i motori, avviamento dei motori. Isolavo i motori. Ma usavo non solo la destra, anche la sinistra. Ta, 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 ta. Io finché ero energica, io riuscivo a fare cottimo e mi stavano bene quei soldini in più. E poi mi fermavo a fare straordinario anche. E così ho cominciato la mia vita e ho fatto venire da Trieste i mobili.
Mi sono riuscita a comprare anche un frigo. Mi fermavo fino alle 4, alle 5, era buio, perché facevo straordinari. Mio marito era andato fuori testa, perché non trovava lavoro. In casa non era capace fare niente.